Mariangela Ravasenga, Camera di Commercio di Torino. Io mi occupo da 29 anni ormai di tutela della proprietà intellettuale e quindi sostanzialmente per parlare di tessile posso parlarne sotto due profili. Uno, quello storico, quindi il progetto Matosto, marchi torinesi nella storia, con il quale stiamo digitalizzando tutto l'archivio storico della Camera di Commercio di Torino e in particolare vengono fuori da questo archivio delle cose stupende sotto profilo estetico nell'ambito del tessile. Da qui naturalmente la collaborazione con la Fondazione Andi e nello specifico con la rivista Savei per appunto portare al salone la storia delle Caterinette e di tutti quei marchi storici che raccontano il tessile, l'evoluzione del senso estetico e poi l'orgoglio locale di grandissime realtà del tessile, dai Rivetti piuttosto che Valsusa e piuttosto che tante realtà, ad esempio una fra tutte, Mari Mattè, la Caterinetta che divenne una grandissima firma negli anni 20, registrò un marchio fantastico di un'eleganza pazzesca e andò avanti nella sua attività di atelier di moda in via Roma fino al 63. Inutile dire che poi la Merveilleuse, che era in via Cavour, dove adesso c'è Bolaffi, ha fatto storia e quindi ci sono delle cose veramente molto molto belle. Per quanto riguarda l'attualità, la motivazione per la quale c'era Stefanoni per CNA, Alessio Stefanoni, è perché con lui lavoriamo da ormai dal 2007 come Comitato Provinciale per la Lotta alla Contraffazione, facciamo tantissima informazione per quanto attiene tutto quello che è lotta alla contraffazione, spiegare al consumatore di quanto sia importante comprare prodotti originali. E per i prodotti originali è necessario la registrazione dei marchi. Spendere 200 euro per essere tutelati 10 anni sul territorio nazionale penso che sia un'ottima scelta di strategia aziendale.